Ciao ragazzi, ciao a tutti. Io mi chiamo Federico Veratti. Federico Zanella, piacere di conoscervi e di vedervi. Vi presentiamo il seminario di Massimo. Grazie. Che lo conosciamo. Noi ci presentiamo molto rapidamente, siamo una scuola di musica che abbiamo aperto nel 2006, la scuola, ci chiamiamo Musicology, arriva dell'altra gente. Da 3 anni siamo associati con Lizard, che è una realtà nazionale di didattica per quanto riguarda tutti i programmi, gli esami e tutto quello che concerne il mondo Lizard. E usufruiamo del nostro amico e musicista eccelso Massimo per spiegarvi un po' oggi tutto quello che riguarda il suono della chitarra, l'uso di plugin e la registrazione. Questo suo bagaglio. Esatto. Vuoi dire qualcosa di più? Perfetto. Allora, buon seminario. Buon seminario. Allora, entrate, accomodatevi così non... Io non mi sono fatto montare il microfono perché credo che mi sentiate. Se non mi sentite... Ripeto, alzate il braccio. Allora, ovviamente questo seminario ha un argomento che è quello dell'utilizzo della registrazione, utilizzo plugin, eccetera. E quindi io cerco di non discostarmi da quello. Sono arrivato oggi verso le 2, ho montato tutto il setup e quindi ci vuole anche un certo tipo di elasticità anche da parte mia, cioè vuol dire che parliamo di plugin, uso del plugin eccetera, ma gli ascolti che utilizzeremo sono ascolti live, quelli che magari più probabilmente si trova anche quando si va a suonare in giro o che uno possa avere. Sarebbe diverso se uno dice allora ti faccio sentire questi esempi ma con tutta attrezzatura con dei budget che magari uno poi poco può arrivarci, cioè, tipo ci sono dei convertitori, pensate che il nostro telefonino ha un convertitore analogico digitale, digitale analogico incorporato che con un mini jack va in studio, se ne usano quelli che per quei due canali costano 15.000 euro, una differenzina ci sarà, viene da pensare, se no beato quello che lo vende a 15.000 e ci ha messo a speso 2 euro a farlo. Quindi la mia idea qual era? Parlarvi di farvi sentire come di norma poi si va a registrare in studio, togliere tutte quelle che possono essere anche pippe mentali, perché tante volte Facebook è un posto meraviglioso dove io leggo cose che dicono che noi professionisti facciamo, che io dico boh, pensa a te, non lo sapevo, e lo faccio più o meno da 30 anni, quindi è abbastanza interessante, e dove è un luogo dove ci sono quasi una marea di gente che c'è scritto producer, la parola producer tira da matti, su Facebook tira molto, producer, arranger, songwriter, e queste cose vanno molto, però ci possono stare. In mezzo a questo passiamo da tante robe, quindi io volevo farvi sentire, allora l'amplificazione è qua quello della scuola, quindi è una testata Fender e Edward Van Halen con una cassa che invece ha fatto Mantovani, un 57 davanti, la chitarra mia va qua dentro, ok, questo microfono va dentro una scheda Apollo della UAD, una scheda buona, ma che non costa, non ha un costo folle, potrebbe essere qualsiasi scheda, noi stiamo solo utilizzando i convertitori. E, da questo vado dentro al computer, e dentro al computer c'è Pro Tools, e dalla scheda andiamo a queste due casse, che passano da un mixer perché metti volessi attaccare un altro canale, ok? Quindi, se dovessi dirvi qual è la grande differenza tra sentire suonare la propria chitarra dall'ampli o dalle casse, la prima cosa che vi posso dire è se dovete ipotizzare di andare a suonare dal vivo o andare a registrare con la vostra band, dimenticatevi di avere una cassa, cioè mettetela in un'altra stanza, cioè il suono che esce dalla nostra cassa è il suono che sentiremo solo noi e di norma il tastierista che ci abbiamo di fronte, che ti dice abbassa e tu abbassi e non ti senti e gli dici abbassa tu le tastiere, è sempre stata così, era così negli anni 80 e ancora così. Tant'è che di norma la cassa si inclina, cioè c'è chi la inclina. Però noi diciamo, no, la classe inclinata, ma arrivano tutti gli altri, il suono è brutto. Bene, quello lì è esattamente il suono che sentirà tutto il resto del mondo tranne te. Cioè quando il suono della cassa che arriva, se noi lo giriamo e ci spara in faccia, ci arriva un brutto suono, voi immaginatevi che quel suono brutto che sentiamo è il suono che noi andiamo a prendere, a microfonare e a mettere nelle casse. Quindi se ci sembra brutto girato in faccia è esattamente quello che sentiranno tutti. Allora dici... aspetta, no, metto la cassa dritta così il suono è più bello per te, perché tu
qua c'è un pavimento a modi con la moquette, se lo metto così e mi metto qua, il suono va là, quindi io quello che sento è tutta la ciccia del suono. Invece chi è nella prima fila, tipo, gli sangrano le orecchie e le gengive, gli viene da dare la cremina. Quindi la prima cosa è, volevo farvi sentire che cosa succede quando da un suono di una chitarra noi andiamo sul computer, ok? Quindi io che cosa ho fatto? Ho attaccato la chitarra lì. Adesso ho messo tutto mute. Sì. Anzi, vi faccio sentire la prima cosa che invece andrebbe fatta. Woman in chain. Woman in chain. La prima cosa che vi consiglio di fare quando andate in un qualsiasi posto, che sia uno studio, che sia un locale, qualsiasi cosa dove voi abbiate la responsabilità del suono, o avete comprato due casse nuove, avete cambiato mixer, avete cambiato la scheda, ascoltate un brano che conoscete, cioè un brano che sapete come deve rispondere, ascoltatelo da quelle casse. Io ovunque io vado ho questo brano, che è un brano vecchissimo, che si chiama Woman in Chain dei Tears for Fears, che è questo, che è elettronico per una buona parte, dove entra la batteria, entra la voce di un uomo, entra la voce di una donna, c'è il basso fretless, c'è il basso vero, è un brano lungo degli anni 80, fino agli anni 80. E l'ampli, così ho lasciato tutto in flat, ma perché più o meno mi torna, è solo un po' magro, cioè vuol dire che ha un po' pochi bassi, ok? Però dipende anche da dove ognuno di noi è. Per come conosco la canzone manca un po' di questo, di questa frequenza, quindi io gliela do un goccio, così sono sicuro che io mi torno in conto. Perché il concetto è, come faccio a accorgermi che suono ho? Allora, se io ho la mia chitarra e il mio ampli, so il suono che deve uscire. Perché? Perché sono abituato a casa, in sala prove, eccetera. Ma come la chitarra o altre cose la sento in un da un apparato che non sia il mio, qualcosa cambia. Come faccio a capire cosa è cambiato? Metto su qualcosa che conosco. No MP3, vietati. Gli MP3 dimenticateli. È cacca. Ok? Come i bambini quando mettono in bocca la cacca, dici no cacca, ecco MP3 no, cacca. Ok? L'MP3 è cacca. Cioè ricordatevelo, perché l'MP3 secondo me un giorno diranno che è dannoso. Cioè un medico arriverà e dirà, tutta la gente che si alza e ammazza la moglie, poi si butta dal finestrino, ascoltavo troppo MP3. È sicuro. Secondo me un giorno lo diranno. Perché, se volete, oggi vi faccio anche sentire l'esperimento. Dentro l'MP3, più di bassa qualità, più ascoltiamo la roba tramite Spotify, c'è una codifica che per motivi matematici c'ha qualcosa di strano. E dopo, se volete, ve lo faccio sentire che cosa ci spariamo nelle orecchie. Dopo lo facciamo, è un test veloce. E, anzi, se qualcuno di voi ha un MP3 dice c'è una pennetta con un pezzo che ascolto sempre, sentiamo che cosa ti butti nelle orecchie. E quindi, una volta che abbiamo capito che cosa esce da queste casse? Quindi scusa, il formato ideale potrebbe essere un wav o un qualsiasi. Esatto. Allora esistono i formati, si chiamano lossless, che vuol dire senza perdita, o lossy, che significa con della perdita. Il MP3, che è la contrazione di MPEG-3, che erano un insieme di ingegneri che si misero a cercare dei formati in modo di avere la musica dei formati audio che pesassero meno, hanno creato un algoritmo che prende un file intero. Allora, vi faccio un esempio. Quando tu hai un file da CD, ok? Non parlo di 24 bit, 96 kHz, una roba da CD, quindi proprio la qualità, non dico minima, però dovrebbe essere quella minima, che sono 16 bit e 44 kHz, punto 1. E se prendo questo file, una canzone pesa 34 mega. Un MP3 normale ne pesa 2.8. Allora, se una cosa pesa 30 e quell'altra pesa 0.28, qualcosa avremo perso. È che a livello uditivo ci sembra uguale, ma perché è stato creato un algoritmo geniale, geniale, che toglie delle cose a cui noi facciamo meno caso. Però
queste cose hanno un prezzo, ok? Dopo, se volete, vi posso parlare un po' di come funziona. Ci ho fatto un corso sul mio laboratorio molto approfondito, che si chiama Home Recording, dove si parla proprio di che cosa sono le frequenze e di che, quali sono quelle che ascoltiamo e quelle che togliamo, ma soprattutto quello che quando un suono, questo che forse lo spento, cosa ho fatto? Aspettate, chitarra, valiva, ho spento l'ampio, ho messo in stand by, non volevo friggere. Quando giustamente avevo tutti gli effetti accesi qua, quando un suono analogico che ha infinite vie di mezzo, cioè immaginatevi una curva, deve diventare un insieme di tanti quadratini e tra un quadratino e l'altro qualcuno qualcosa in mezzo dovrà mettere, e quello è quella cosa che vi dicevo, che è l'umore che poi vi posso far sentire. Allora, però torniamo a capo, non voglio aprire troppe parentesi. Allora, abbiamo ascoltato le casse e abbiamo ascoltato che cosa vuol dire, cioè da che cosa stiamo ascoltando. Cioè, se io ascolto qui, poi accendessi queste cassettine qui, vedete che negli studi, quando si vedono le foto, gli studi di una volta, quando c'erano le casse enormi, le casse piccoline, quelle medie, anzi, infatti si chiamano big monitor, vengono chiamati near field, ascolto vicino, e poi l'ascolto piccolo, addirittura una volta si faceva mono, si chiamava Auraton, era una scatola, una cassettina piccola così, era l'ascolto radiofonico, perché una volta la radio era mono. È ovvio che però io devo sapere cosa devo sentire nelle casse, non è che posso pretendere di sentire se le casse accese sono quelle piccole. Devo sapere che un suono di una chitarra dentro i big monitor deve avere un suono, quando sono in quelle piccole ne avrà un altro. Quindi prima di poter ascoltare la mia chitarra qui, devo sentire come suona, che ne so, la chitarra di Vanale, come suona la chitarra di un altro. Cioè dico, allora, se il suono di Lukather in queste casse è così, quando io ascolterò la mia chitarra lì non dovrà essere totalmente diversa, ma non posso paragonare la chitarra che esce da lì dalla chitarra che esce da lì, perché la chitarra che esce da lì avrà un microfono che verrà registrato. Vi faccio sentire quanto cambia quant'è la differenza. Allora, la chitarra va dentro, non posso tenerla troppo alta perché altrimenti poi non riusciremo a paragonare, dopo diventa tutto un casino. Comunque un volume così è già un volume sufficiente anche per suonare in un locale, cioè va bene. Un suono distorto, così, c'è davanti il microfono che non è esattamente al centro, dove lo tengo io di solito. Io so che più o meno col suono che mi faccio io, bene o male, al centro va bene, ma questo per me. Ci sono dei fonici che lo mettono un po' più verso il bordo, fonici che lo mettono un po' più inclinato, ok? Se questo è il cono, e l'abbiamo tolto la carta, la tela apposta, se questo è il cono, noi possiamo mettere il microfono davanti dritto, davanti inclinato verso il bordo, e vi ricordo che essendo un cono, normalmente noi lo incliniamo così, ma se anche lo inclinassimo così o così sarebbe uguale, perché è rotondo. Posso spostarlo sull'asse, e poi una volta spostato sull'asse posso cambiare quello che viene chiamato anche il tilt, ok? Dopo vi faccio sentire che cosa cambia. Quindi a questo punto io mi aspetterei di sentire nella cassa un suono perlomeno simile. Allora, ovviamente adesso questo suono qua è così alto che questo lo nasconde, però lo registriamo e capiamo che cosa succede. Allora, dovrei mettere un click, così paragoniamo con dei click. Facciamo così. Cancello tutto qua. Questi sono gli esperimenti che ho fatto prima. Lasciamo lì, non lo voglio ascoltare. Non voglio ascoltare perché bene o male non ho niente da fare se non con un EQ. Quindi, cioè, questo suono è registrato. Poi stacco questo e faccio quello che facciamo mediamente a casa, quando uno deve fare una roba al volo, dice, vabbè, attacco la chitarra alla scheda e uso un plugin. Ok? Adesso io ho aperto una chitarra plug, ed è il Guitar Amp di Waves. Waves è una marca, chi di voi usa un computer per registrare eccetera e sa che cos'è la Waves, una marca di plugin? Ok, va bene. Allora, tra l'altro tra i plugin più craccati, però comprate sempre la roba originale, perché così loro faranno sempre plugin migliori,
loro o chi per loro. Allora, adesso io ho attaccato lì e ho fatto prima un suonino, adesso tranne che ho un po' di latenza perché devo aprire una marea di roba, cerco di fare un suono che fosse, che sia, cerco di fare un suono che sia tipo quello che vorrei sentire da questo ampli registrato. E quindi faccio così, lo chiudo, registro. Non abbiamo ancora effetti, non abbiamo nulla. Vado su monitor, alzo un po' l'uscita e vi faccio sentire due suoni. Questo è uno. Uno e questo è l'altro. Succede questo, se io vi faccio sentire questo suono, di norma a noi fa un effetto, ok? Senti, ti faccio sentire il suono distorto. Poi dice, però se vuoi c'ho anche l'ampli, se vuoi ho anche l'ampli, possiamo usarlo. Allora, poi così mi dice se puoi usare il plugin o l'ampli. Di norma uno dice, non ho dubbi, usa l'ampli. Ma perché sentiamo l'ampli? Questo suono che noi sentiamo in realtà non lo sentirà nessun altro tranne quello che è qui in questo momento, perché quando li registriamo questo è quello dell'ampli e questo è quello del plugin, ok? Lasciamo stare adesso questo, lo togliamo, li mettiamo le medie, tolgo un po' di acuti, tolgo la presenza che dà un attacco strano e gli do un po' di acuti. Vedrai che più o meno si fa diventare uguale. Chiudiamo un po' di presenza. Allora, questo però è l'ampli e comunque ce l'ha la ciccia. Anche se non... Ok, per ottenere un suono che lì sia abbastanza compatto, io ho fatto un suono che normalmente giudicheremo molto scuro. Cioè, perché noi tendiamo a mettere nell'ampli il suono che noi abbiamo sentito lì. Ok, cioè noi normalmente se noi sentiamo il suono di boh, di un chitarrista che ci piace, noi lo sentiamo dalle casse e quindi cerchiamo di farlo uguale, ma nella nostra cassa. Ma se volessimo farlo uguale dovremmo mettere la nostra cassa dall'altra parte. Io ho cominciato negli anni 80, nel mio palazzino mettevo il materasso in piedi, ci mettevo la cassa Marshall dietro, sopra il piumone, il 57 sentivo nelle casse di uno stereo Philips. E ho iniziato a paragonare, perché altrimenti io ascoltavo, avevo la VHS di Van Halen, non so se vi ricordate, 51-50, Live Without a Net, Live Without a Net. Io lo ascoltavo nella TV, poi c'avevo la mia 450, 4x12 con la testata Carvi, bah, dicevo, il suono di Van Halen non è merda, cioè il mio suono è meglio. Certo, io avevo quattro coni grosso così e lui usciva da tipo da una Brion Vega con un cono così, ovviamente il suono mio era più bello per me, ma poi dicevo, allora adesso lo registro, mettevo 57, registravo, faceva schifo, ah niente, il 57 è rotto. Guarda il 57, prova 1, 2, 3, prova, prova 1, 2, 3, prova, guarda, o sono rotti tutti e due, o vedi che hai un suono di merda, cioè vedi come fare. Se io facessi quel suono che vorrei, quindi io ascolto un disco, voglio fare quel suono, quindi che ne so, cerco di ottenerlo così, perché questa è la risultante. Questo, quando lo vado a registrare, il mio risultato è questo. Dunque, tengo il click. Quando sentiamo una cosa chiara,
tornati indietro, ci sembra scura. Motivo per cui, se noi facciamo i suoni a casa e cominciamo alle 2 del pomeriggio, non ci fermiamo per cena e tiriamo avanti fino a mezzanotte, il giorno dopo quando li ascoltiamo ci bucano le orecchie. Per come sono fatte le forme d'onda, la frequenza acuta è una frequenza molto piccola, è una frequenza che sollecita il timpano molto velocemente e quindi è la prima che si abitua, che l'orecchio si abitua a comprimere, quindi tende a fare così, a comprimere questa frequenza. Quindi noi sentiamo sempre più scuro e noi sempre più schiariamo. Se volete fare un esperimento, cioè di solito in studio non si chiude mai un mix alla sera, si dice ok, il mix è perfetto, vuol dire il missaggio tra gli strumenti è perfetto, domattina lo passiamo, perché ti accorgi che qualcosa di chiaro l'hai fatto. Adesso al giorno d'oggi ci sono con Pro Tools, sai, puoi richiamare la sessione prima, può essere questa cosa, ma una volta quando il mix era analogico, una volta che avevi tirato giù tutto, era tirato giù tutto. Però non si, se si poteva non si passava.